اوكي، المكتب الثقافي بيدخل دلوقتي. Professoressa Magua Tantawi. Sì, buongiorno. Buongiorno, ce l'abbiamo fatta. Stavo scriverle. Sì, ho visto, però stava caricando. Mi sono fermata adesso. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Carissimo. Tra 5 minuti cominciamo alle 11, no, abbiamo detto. Ah, sì, ma siamo sempre pronti prima. Prontissimi. Bene, bene. Come ormai va? Ci siamo abituati. E lei, tutto bene? Sì, tutto bene. Ieri sera abbiamo avuto gli svizzeri. Sa che Ah, peccato, lavoravo io fino alle 5 di sera alla infatti, facoltà, infatti. No, è al proprio. benedetto dipartimento di italiano. posso aprire, non so, la camera fotografica? Sì, Perché adesso certo. è tutto buio. Eccola! Non c'è differenza tra il buio e la mia immagine, ma almeno non so, sento la vivacità quando mi vedo, ma quando non so, quando nascondo, mi suscitano diversi sentimenti che non sono buoni. Finalmente, finalmente ci siamo incontrati. Ha visto. E ci manca lei, ci manca veramente. Dobbiamo un po' riprendere adesso, tornare alla normalità. Quella cosa che si diceva era di riuscire a ritornare, di lottare o di sforzarci di tornare alla normalità e di farlo a partire speriamo da adesso, sempre. Insomma. Quindi, speriamo sempre bene. Buongiorno. Per me quest'anno la settimana culturale è veramente è felice per me, perché è la prima volta che partecipo con le attività studentesche. Veramente sono studenti meravigliosi, si sforzano tanto, insistono a imparare perfettamente l'italiano, non so, hanno fatto certe creazioni che spero che piacciono loro. E se mi permette, non so, se mi permette, possiamo cominciare aspettando il caro collega prof. Soliman, per non sprecare tempo. È già collegato, io lo vedo, Sono vedo. Qui, sono qui. Eccolo. Ah, buongiorno. Allora. Buongiorno, è già collegato. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Allora, io do Eccomi inizio, qua. Facciamo così, do inizio ufficialmente a questo incontro. Io devo cominciare a ringraziare la professoressa Marwa Tantawi per l'organizzazione e per il lavoro del Dipartimento, come sempre. Diciamo, apprezziamo moltissimo il lavoro che viene fatto nella vostra università, siete per noi fondamentali e in particolare lo siete stati in questo lungo periodo, diciamo, difficile per l'istituto e un po' per l'Italia e in generale per la didattica nelle scuole e all'università nel mondo, per cui io veramente sono molto grato, diciamo, a voi per il vostro lavoro. E ancora diciamo, un apprezzamento maggiore va al fatto che avete lavorato in poco tempo, perché l'anno accademico è appena iniziato, però già siete in grado di presentare delle cose nuove in questo nostro incontro. Grazie ancora a tutti, io lascio la parola allora al professor Ahmed Soliman. Professore, prego. Buongiorno. Dottore, io la ringrazio calorosamente, sono qui e ringrazio voi, l'Istituto, per averci dato questa possibilità, sia a me che ai nostri cari bravi studenti. Non so se mi state seguendo bene, mi state sentendo? Sì, io sento sì, benissimo. Sì, certo. Perfetto, allora dai... Così non rubare molto tempo agli studenti, magari comincio allora, se posso, col vostro permesso, iniziare. Va bene. Allora, il mio saggio si intitola Influssi arabi nella Divina Commedia. È un tema a me veramente molto caro, su cui ho lavorato anche con passione e con piacere.
Allora, oggi nel terzo millennio, nel 2021, possiamo dire senza problemi, con certezza, che ci sono vari influssi arabi nella Divina Commedia di Dante Alighieri. In realtà non è stato sempre così facile arrivare a questa conclusione. Ad esempio, per tutto il Medioevo, nessun critico si è mai posto il problema della presenza di fonti straniere in questo capolavoro di Dante e anche di tutta la letteratura italiana. Cioè, per tutto il Medioevo non si ipotizzava la presenza di altre fonti straniere nella commedia. Invece, all'inizio del Novecento, precisamente quasi 100 anni fa, 1919, esce un libro scritto da un sacerdote e orientalista spagnolo di nome Miguel Asín Palacios. E questo, possiamo dire, è stato il primo tentativo di identificare, di individuare fonti o ispirazioni islamiche o arabe nella commedia di Dante. Il libro, pubblicato appunto nel 1919, era intitolato L'escatologia musulmana nella Divina Commedia. È un libro in cui Palacios ha cercato di sottolineare o di analizzare le analogie, le grandi sono tantissime, poi lui le espone nel libro con dettaglio, le analogie tra la Divina Commedia e alcune varie fonti e versioni della leggenda o della storia del viaggio notturno di Maometto. Poi questo studioso spagnolo arriva ad una conclusione che suscita molta polemica all'epoca, perché parla appunto tra l'opera di Dante e le varie versioni arabe del viaggio notturno. Dice, cito le sue parole, che il rapporto tra Dante e alcune versioni islamiche del viaggio nell'oltretomba di Maometto è una relazione copia-modello, usa proprio questo termine. Coppia modello. E lo stesso Asin Palacios, 100 anni fa, era ben consapevole delle varie polemiche che il suo libro avrebbe suscitato anche per molto tempo. Infatti, cito di nuovo le parole di Palacios nell'introduzione al libro, in cui dice: La tesi di questo libro suonerà all'orecchio di qualcuno come un sacrilegio, o forse disegnerà sorrisi ironici sulle labbra di parecchi, i quali credono ancora nell'ispirazione dell'artista come un fenomeno soprannaturale, indipendente da un tutto imitativo di modelli altrui. Infatti, con queste parole, Palacios dichiarava di sapere che il suo libro avrebbe fatto clamore e anche molta, molta polemica. Infatti, la polemica non è mai mancata ad arrivare dopo la pubblicazione del libro. Il libro di Palacios, subito dopo la pubblicazione in Spagna, è stato criticato aspramente dai dantisti soprattutto, ma anche dagli italiani e da molti altri studiosi europei. Io ho cercato di capire perché il libro è stato così attaccato, condannato e quasi completamente respinto. I motivi in realtà sono vari. Il primo motivo è un motivo puramente italiano, riguarda quella che noi possiamo chiamare l'originalità di Dante, cioè gli italianisti, i dantisti non potevano accettare l'idea che Dante, questo grande poeta, questo grande intellettuale, magari il più importante di tutta la storia italiana, non potevano tollerare l'idea che Dante, con tutta questa grandezza, si fosse ispirato a fonte arabe o anche straniere in genere. Infatti, il rifiuto della tesi di Palacios si basava su questo. Non accettavano il pensiero o l'idea che Dante non avesse creato tutto da solo. Allora, infatti, cito qui le parole di un critico italiano che dice: Il genio di Dante, il critico è Sergio Serra, dice: Il genio di Dante aveva creato ogni particolare della Divina Commedia da sé, e pensare che avessi imitato qualcosa
era poco meno che una bestemmia, cioè in quell'epoca non si poteva assolutamente tollerare l'idea che Dante avesse o imitato o copiato o attinto a fonti non italiane. Questo è il primo motivo della condanna e del rifiuto della tesi di Palacios sulla presenza di un legame o di un rapporto copia-modello tra Dante e fonti arabe. Un altro motivo è che possiamo definirlo motivo religioso, cioè per motivi religiosi o ideologici anche la tesi di Alcin Palacios è stata respinta e rifiutata dalla critica cattolica dell'epoca alla fine del Novecento. Infatti, cioè, la Divina Commedia non è un'opera solo letteraria, ma l'aspetto letterario nell'opera si reca anche ad altri aspetti e altre figure anche religiose, per cui anche Dante aveva conosciuto o aveva imitato fonti da una cultura diversa o soprattutto da una religione diversa, era una tesi completamente inaccettabile all'epoca. E in questo contesto sono molto illuminanti le parole di Salah Fadl, il critico egiziano, che più tardi, negli anni 80, no, infatti, basandosi poi lui, Salah Fadl, su uno studio di alcune parti della commedia, dice questo, ovviamente perché il critico ha scritto in arabo, Dante è un autentico sufi, o perlomeno ragiona e si comporta come tale. Allora, rifiutavano i critici cattolici soprattutto questa tesi per non arrivare a questa conclusione, che Dante, col valore anche religioso che si manifesta nella commedia, fosse legato a una cultura diversa. Altri motivi ci sono, altri che con una parola moderna possiamo definire motivi geopolitici, perché all'inizio del Novecento il mondo arabo con tutti i suoi paesi erano occupati, dominati dall'Occidente, cioè sia l'Italia che altri paesi, e allora dire a quest'epoca che un'opera così importante, un capolavoro della letteratura non solo italiana ma europea, è stata fatta su un modello arabo o del mondo arabo, non poteva essere accettato anche dal punto di vista politico. E qui cito parole importanti di Umberto Eco, che commentando questo punto e commentando questa obiezione, il rifiuto di riconoscere la presenza di fonti arabe nella commedia per il dominio che avevano i paesi occidentali sul mondo arabo, dice allora Umberto Eco, il mondo islamico era guardato piuttosto dall'alto al basso, in un clima di ambizioni coloniali e civilizzatrici. Come si poteva pensare che il genio italico fosse debitore delle tradizioni di extracomunitari straccioni? Allora, l'idea stessa non era assolutamente accettabile, sia dal punto di vista politico, religioso e anche dal punto di vista dell'originalità e l'italianità perfetta di Dante. Un altro motivo, ed è l'unico motivo, diciamo, di tipo tecnico, di tipo accettabile, che ha spinto i critici a condannare, a rifiutare il libro di Palacios, fu il fatto che nel libro Palacios non spiega come Dante era arrivato a conoscere la cultura araba e le versioni del viaggio di Mahdi. Allora, Palacios nel libro si era limitato soltanto a sottolineare le analogie, di sottolineare i punti di contatto, il viaggio di Dante con i vari personaggi, varie scene, pene, eccetera. Spiegato, non ha dato una spiegazione come Dante era arrivato a conoscere tutto questo, e non è riuscito Palacios nel 1919 a conoscere o a almeno suggerire canali di trasmissione tra Dante e il mondo arabo. E questa è un'obiezione l'unica accettabile e logica, perché se lui ha dato spazio a tutte queste analogie, doveva almeno cercare di
di spiegare come Dante era venuto a conoscere tutti questi dettagli della cultura e di varie opere arabe che risalgono alcune addirittura anche al Medioevo. Per cui Palacios non ha dato questa spiegazione e questo rimane una mancanza, una lacuna molto grave nel libro di Palacios, perché lui ha dato i punti di contatti ma senza dire come, cioè i punti di somiglianza, di analogia, ma senza spiegare come è avvenuto il contatto tra Dante e la cultura araba. Poi Palacios muore nel 1944, dopo aver infatti visto tutta questa polemica sollevata dal suo libro. 1944 muore Miguel Asim Palacios, e peccato, è morto, diciamo, un po' prima, 4 anni prima dell'arrivo della prova o dell'anello mancante che mancava al suo libro. Perché? Perché nel 1949 viene scoperto un manoscritto, scritto manoscritto in due lingue, in latino e in francese. Viene scoperto nello stesso anno in due posti diversi lo stesso manoscritto, che è chiamato e conosciuto come Libro della Scala. È un libro, è un manoscritto che ha due versioni del viaggio notturno del profeta dell'Islam in lingua latina e francese. È stato ritrovato questo manoscritto nella Biblioteca Nazionale di Parigi in francese e nella Biblioteca di Oxford in Inghilterra in latino. E questo manoscritto, il Libro della Scala, rappresentava questo anello mancante, quello che mancava al libro di Palacios per formare, per spiegare come Dante aveva conosciuto queste opere arabe. Allora, il libro, infatti, poi appena scoperto questo libro, gli studiosi cominciano a studiare l'effetto che poteva avere questo libro questo manoscritto sulla scienza di Dante. Questo manoscritto è stato scritto nel 1264 da Ibrahim al-Fakim e con gli studi di vari critici si raggiunge alla conclusione che Dante è venuto a conoscenza di questo manoscritto attraverso la corte di Alfonso X, detto il Saggio, in Spagna, conosciuto ovviamente attraverso l'insegnante di Dante, Brunetto Latini. Allora, si ha la certezza dunque che Dante aveva conosciuto la cultura araba attraverso un intermediario, attraverso alcuni manoscritti, tra questo il manoscritto, il Libro della Scala, che si trovava in Spagna. Cito qui il giudizio di uno dei critici, Alberto Cerrui, che dice: allora, abbiamo così la prova definitiva che il viaggio ultraterreno di Maometto era entrato nelle letterature occidentali nella seconda metà del 300 in una sua diffusa redazione. E come ho già detto, questo manoscritto colmava questa lacuna che si trovava tra Dante e la cultura araba, e si ha adesso la certezza che Dante è riuscito a leggere molte versioni del viaggio di Maometto in spagnolo, in castigliano, e allora il contatto che non si poteva spiegare da Palacios adesso ha una spiegazione plausibile e certa. Adesso passo allora ad un'altra parte del saggio, cioè le analogie. Il libro di Palacios è diviso in 10 capitoli, un libro molto grosso, molto ricco. Cerco solo qui di classificare o di studiare un po' rapidamente, fare una rassegna delle analogie allora che collegano la commedia di Dante alle versioni islamiche del viaggio notturno. Allora, sono moltissimi i punti di contatto e le somiglianze.
Infatti, dice lo stesso Palacios nell'introduzione al suo libro che ha trovato un numero considerevole di particolari e di elementi topografici, di scene e di descrizioni di episodi della Divina Commedia, di cui nelle varie righe della leggenda del Mi'raj di Maometto non ci si erano presentati i modelli. Ha altresì i suoi precedenti e prototipi, sia analoghi sia identici, in altri documenti della letteratura islamica, vuoi nel Corano, vuoi negli hadith che descrivono la vita di oltretomba, oltre nelle leggende musulmane del giudizio. Allora, io ho cercato di classificare un po' nel saggio le maggiori analogie, tralasciando un po' i dettagli piccoli, però sono arrivato poi alla conclusione che le analogie si possono dividere in due grandi tipi. La prima cosa è l'idea stessa del viaggio nell'oltretomba fatto da Dante e con l'aiuto di una guida nella Commedia. Allora, qui si vede subito l'analogia e la somiglianza con due opere importanti della tradizione islamica. Una è Risalatul Ghufran di Abu Lala e l'altra, con cui la somiglianza è molto palese, l'opera di palese è l'opera di Ibn Arabi che compie il viaggio nel libro di Kitab Isra il Maqam al-Asra, o meglio detto in italiano, libro del Mi'raj o libro dell'ascesa in cielo. In queste opere, la somiglianza con la versione di Dante, con la versione della Commedia, vediamo che a compiere il viaggio non è il profeta dell'Islam, ma uomini comuni, proprio come Dante, che cercano la conoscenza. Il Ma'arri, questo famoso poeta arabo, incontra vari personaggi mondani durante la sua visita all'aldilà. E descrive il viaggio in termini poetici, come ha appunto fatto Dante. Ma, come ho detto, la somiglianza con la tradizione islamica si vede ancora più chiara quando si fa il paragone tra Dante e Ibn Arabi. Nel libro del Mi'raj di Ibn Arabi, il viaggio è stato fatto con la guida di un filosofo, simbolo della ragione, e qui la somiglianza con la figura di Virgilio è palese, perché anche Ibn Arabi ha conosciuto un filosofo e lo descrive come simbolo della ragione che lo accompagna per tutto il viaggio. Un'altra somiglianza molto importante che attira subito l'attenzione di chiunque legga queste versioni arabe del viaggio notturno, sta nella divisione del viaggio nell'oltretomba, perché in Dante il viaggio corrisponde perfettamente al libro di Ibn Arabi. Le stesse tappe che ha fatto Ibn Arabi si trovano nella Commedia di Dante. Allora, Ibn Arabi, infatti, visita prima l'inferno e poi il paradiso, e le varie pene che corrispondono ai peccati commessi durante la vita, visti da Ibn Arabi, somigliano moltissimo a quelle anche che si trovano nella Commedia di Dante. Infatti, cioè, qui in questo viaggio mistico gli è concesso di vedere il paradiso e l'inferno. Parlo di Ibn Arabi. In questo viaggio mistico gli è concesso di vedere il paradiso e l'inferno e di mangiare i frutti dell'albero del loto, perfezionando così le loro facoltà. La tappa finale è la contemplazione dell'essenza divina e lo svelamento di tutti i misteri. Un terzo punto che collega l'opera di Dante alle fonti arabe e islamiche le troviamo nei personaggi. Ci sono vari personaggi nella Divina Commedia che ricollegano Dante al mondo arabo. Ci sono tre personaggi, per la precisione, messi da Dante nell'Impo, nel quarto canto dell'Inferno. Sono Saladino, Avicenna e Averroi. Sono tre filosofi e sono inseriti da Dante nel limbo accanto ai poeti greci come Socrate, Platone e tanti arabi. Però il personaggio che conferma la massima conoscenza di Dante della cultura araba, più di questi tre pensatori o questi tre intellettuali, è Ali, il genero e il cugino di Maometto. Qui abbiamo una somiglianza totale. È quasi identicità tra la descrizione
di Ali nel 28esimo canto dell'Inferno, e qui cito ovviamente dalla commedia, come Dante descrive Ali: dinanzi a me sen va piangendo Ali, fesso nel volto dal mento al ciuffetto, e tutti gli altri che tu vedi qui, seminatori di scandalo e di scisma, fuor vivi, però sono fessi così. Allora, la descrizione che Dante dà di Ali nella commedia è di un personaggio con il viso diviso, con il viso proprio spaccato in due. E una descrizione molto sorprendente se sappiamo che Ali è stato proprio ucciso in questo modo, perché cito qui allora come Ali è stato ucciso in realtà. Ibn Mulgam lo attaccò all'improvviso mentre usciva di casa per andare alla moschea per la preghiera notturna del venerdì, il 17 del mese di Ramadan dell'anno 40 dell'Igra, e in un solo colpo gli spaccò il cranio con la sua sciapola, o come dicono altri storici, lo uccise con un fendente sulla fronte. Allora, la morte di Ali è proprio è stata data come una sembianza, come un aspetto nel 28esimo canto dell'Inferno. Ecco, per gli storici prova una conoscenza quasi perfetta da parte di Dante della tradizione araba e islamica. Grazie mille, spero di non aver dilungato troppo, vi ringrazio e sono stato veramente lieto di stare con voi. Grazie professore. Grazie a lei. Professoressa Tantawi, se vuole fare un intervento lei, un breve intervento, un commento. Grazie tante, dottore Scalmani. A parte il fatto delle convergenze oppure delle differenze tra il nostro profeta santissimo Maometto e Dante Alighieri, non possiamo rinnegare affatto la creazione. Se parliamo del nostro profeta Maometto, non è una creazione, secondo tutti i musulmani in tutto il mondo è un profeta, cioè ha fatto personalmente il suo profeta, è uno simile a noi. Allora, come poteva creare un'opera così che possiamo arrivare che possiamo considerare come una creazione divina? In questo consiste veramente la bravura oppure la creatività di Dante Alighieri. Dante Alighieri personalmente mi ha influenzato sia a livello personale sia a livello, diciamo, dell'insegnamento, perché lo insegnavo addirittura per quasi 7 anni di continuo. L'unico che piaceva ai miei studenti era Dante Alighieri. Subito quando insegnavo la sua opera divina, tutti gli studenti presentavano in grande. Veramente, una volta vedevo studenti, quanti erano, addirittura 100 studenti, per ascoltare, per sentire, per conoscere uno straniero che ha potuto creare un'opera in tutti i termini divina. L'opera di Dante Alighieri è un'opera divina, perché lui ha messo in quest'opera tutta la sua ideologia, tutta la sua filosofia, tutta la sua creazione, tutte le sue sofferenze, tutte le sue storie amorose. Fino adesso discutiamo se Beatrice addirittura era un'immagine figurata oppure una ragazzina bellissima che amava. Fino adesso discutiamo questo fatto. Allora, per mettere a fine
questo argomento, Dante Alighieri, diciamo volente o nolente, rimane e rimarrà per tutti i secoli il sommo poeta, non solo italiano, ma anche mondiale. Dante Alighieri è il padre, sì, della lingua italiana, lui che ha potuto mettere tutti i particolari dell'italiano che parliamo oggigiorno, questo italiano standard che prima era fiorentino, fino ad arrivare a questo livello di standard, ma lui è il vero filosofo divino. Sto parlando della mia opinione, qualunque sia particolare o no, ma devo confessare, ma se mi metto a parlare del nostro santissimo profeta Maometto è un'altra cosa, è un profeta. Lui ha fatto il suo viaggio divino in persona, ma Dante Alighieri ha fatto il suo viaggio divino, diciamo, scrivendo, creando un'opera eterna che rimane per tutti i secoli. Non so, scusate per parlare troppo, perché è il mio carattere di chiacchierare, ma dovevo dirlo. Se mi permette, carissimo dottore Scalmani, possiamo dare la parola ai nostri studenti. Grazie. Professoressa, la ringrazio per l'intervento, perché mi ha fatto venire in mente, lo sanno gli studenti, anche loro sicuramente, che l'aggettivo divina alla Commedia è stato aggiunto da Boccaccio, cioè il primo a definire Dio, che è uno scrittore molto diverso da Dante, con dei valori. Quando lui era bambino, diciamo, no, la Divina Commedia cominciava a diffondersi, però è cambiata un'epoca. E allora è interessante, no, che già subito la generazione successiva, con Boccaccio, riconosce questa eccezionalità, ecco, della commedia, perché il titolo, secondo Dante, in origine era la Commedia, che è un titolo strano, no, per un libro che poi diventa invece Divina Commedia. Commedia è nel genere letterario quel racconto che appunto ha varie vicende, si dice di solito comincia male, finisce bene, no? Questa era un po' l'idea della commedia. Commedia ha più di un significato, commedia o commedia, oggigiorno, che suscita la tragedia e la comicità dello stesso. Sì, è un genere misto, diciamo, però poi con l'aggettivo divina cambia completamente, no, il significato. Va bene, allora lasciamo la parola agli studenti. Prego, ragazzi. Barbara, vuoi cominciare? Ragazzi, dove siete andati? Mamma mia. Se deve parlare Barbara? Deve parlare Barbara adesso? Barbara. L'audio. Mamma mia, che è successo? Salve a tutti. Eccola. Ecco, entrata. Sì. Okay. Prego, Barbara. Io sono Barbara, al terzo anno alla facoltà di El Elson partecipo a un canto di Dante intitola Dante Cuor Contento. Ma c'è un video di questo canto con Sara. Veloce, per favore, ragazzi. Vorremmo solo Sara che diventi il loro organizzatore per mostrare i video. Sì. E c'è Sara? Sì, sono qui, prof. Va bene, possiamo cominciare? Sì, mi serve solo l'host per... Lo share? Ti serve lo share? Sì. Scusi, dottor Scalmani, lei ha bisogno dello share, per favore.
perché c'è un video con la poesia. Da qui non lo posso fare. Un attimo che bisogna andare nella sala regia, perché io qui non posso fare lo share. Possiamo ascoltare intanto Barbara? Sì, meglio. Barbara, senza un video? Video? Sì, sì. Ok. Sì. Ok, comincio. Questo è il racconto di Dante, cuor contento, che un giorno volle fare un viaggio eccezionale. Dante, cuor contento, voleva investigare se il male vince il bene o il bene vince il male. Dante, cuor contento, un giorno tenebroso, si perse dentro un bosco oscuro assai pauroso, ma quando una lupa grossa lo stava per mangiare, un tale per salvarlo le disse di viaggiare. Dante, cuor contento, col naso gobbo e il passo lento, l'inferno nero affronterai, ma stai sicuro, ce la farai. Forte con gran cipiglio sarà con te Mastro Virgilio, insieme al buio affronterete, laggiù è la porta, presto correte. L'inferno è un posto tetro pieno di peccatori che scontano le colpe tra il fuoco e gran dolori. Dante, cuor contento, capì che il vero male è quando l'uomo scorda che è nato per amare. Di mostri ci sono tanti da capponar la pelle, ma il più brutto di tutti è l'angelo ribelle. Dante, cuor contento, coraggio eccezionale, il beauty alle sballe, tu vai a vedere le stelle. Dante, cuor contento, col naso goffo e il passo lento, sul purgatorio tu ora andrai, e un monte alto faticherai. Saggio con gran consiglio sarà con te Mastro Virgilio, fino alla cima arriverete e tanta gente incontrerete. Il monte è un posto strano, pieno di penitenti che chiedono perdono per essere poi contenti. Dante, cuor contento, capì che ogni uomo può vivere infelice se non si chiede perdono. Per essere beati occorre gran fatica se non siamo con Dio durante questa vita. Dante, cuor contento, in cima riuscì ad arrivare ed una principessa lo stava ad aspettare. Dante, cuor contento, col naso goffo e il passo lento, in paradiso tu volerai, per quanto bello sorriderai. Bella che non si dice, sarà con te donna Beatrice, mille mi beati sorriderai, ed alla fine io vedrai. Ecco, ho finito di cantare. Grazie. Grazie Barbara. Brava Barbara. Grazie a lui. Sara, proseguiamo? Sì, ok, prof. Adesso può condividere, Sara, eh? Credo che adesso possa condividere, provi. Ecco. Ah, c'è il cellulare. Mi chiamo Asme, sono al quarto anno e il mio hobby è il disegno. Mi piace tantissimo Italia perché Italia è il paese dell'arte e ci sono tantissimi pittori italiani famosi in tutto il mondo come Leonardo da Vinci e Michelangelo.
Quando mi sono iscritta alla facoltà delle lingue ho scelto ovviamente la lingua italiana. Ho scelto questa immagine di Dante Alighieri che trovo espressione suggestiva per partecipare a questo importantissimo evento. Come vediamo, Dante porta una corona d'alloro. Nel Medioevo si utilizza come un simbolo di trionfo nella poesia e si utilizza per incoronare grandi poeti. Dante non è solo un sommo poeta, perché lui ha un pensiero politico. Scrive tante opere in latino. Se leggi di monarchia, si può trovare che Dante ha un messaggio per tutto l'impero romano, di proteggere il suo popolo. Questo è Dante e il suo pensiero politico. Non è solo un sommo poeta, perché parla di filosofia. Se leggi il Convivio, si può trovare che Dante è filosofo. Non è solo un sommo poeta, perché crea una lingua nascente dal latino, che è l'italiano. Tutto il mondo contro Dante e l'italiano, perché la Chiesa parla solo il latino, ma Dante crea l'italiano. Dante è considerato il padre della lingua italiana. Tutto l'impero romano lascia il latino. Buongiorno a tutti. Sono Fatma Saad, al terzo anno accademico, facoltà Al-Alsun, Università di Enchams. Ho il piacere di mostrarvi alcuni elementi che ho conosciuto dai miei studi su Dante e che riassumono tutta la sua ideologia. Dante Alighieri, sommo poeta non solo del 300, ma anche della storia d'Italia e di tutto il mondo, ha influenzato me in particolare. Da Dante ho imparato a pensare ai bisognosi che mi attorniano come faceva lui nella sua vita. Basta pensare al suo Convivio, quel trattato di contenuto filosofico scritto in volgare perché era rivolto al pubblico, lo strato più ampio che non poteva dedicarsi allo studio. Ho imparato ad eccellere nei miei studi, come lui faceva componendo il De Volgari Eloquentia, opera scritta in latino, che si usava allora nei campi intellettuali, letterari e culturali, con la quale analizzava i problemi del linguaggio, affermando la pari tra il volgare ed il latino. Ho imparato a godere il piacere studiare come lui usava il plurilinguismo nel suo cammino poetico. Il sommo poeta rendeva sempre più ricca la lingua letteraria, che comprende termini toscani, dialetti presi dal volgare parlato dal popolo, altri termini latini, francese e provenzali. E come dice Dante, come l'uomo lascia duratura traccia di se stesso attraverso le sue opere letterarie, anche noi vi influenzeremo in questa conferenza. Prima di presentarvi la mia traduzione per la famosissima poesia Tanto gentile onestà pare, parlerò in breve di questo componimento magnifico e vi spiegherò perché sono stata spinta a tradurlo. Tanto gentile e tanto onestà pare è una poesia di Dante Alighieri, compresa nel 26esimo capitolo della Vita Nova, uno dei più chiari esempi dello stile della Loda e della scuola stilnovista. La Vita Nuova raccoglie poesie stilnoviste tutte dedicate a Beatrice, scritte tra il 1280 e il 1290, precedute spesso da un'introduzione e sempre seguite da un commento in prosa di Dante che introduce, narra e spiega i diversi episodi che hanno ispirato le varie poesie. Si può definire la Vita Nuova come un'autobiografia spirituale, dove l'amore non è descritto nella sua forma sensibile e terrena, ma come un sentimento che porta a un amore e a un ideale di vita più alti. Ho tradotto questa poesia da quasi 2 anni, però il mio amore per le poesie e i poeti è cominciato molto prima, e all'età di 18 anni ho iniziato a scrivere poesie in arabo e successivamente in italiano.
E infatti, quando ho conosciuto il mondo della lingua italiana e delle sue poesie, sono stata emozionata e ho cercato di fare tutto il possibile per essere in grado di tradurre una poesia così elegante in modo raffinato. A dire la verità, le parole di Dante hanno lasciato una grande impronta dentro di me. Ho sentito il suo amore per Beatrice in ogni parola scritta. Ho sentito la sua pena nascosta dietro ai suoi dolci versi. Forse alcuna gente vedono adesso che l'amore di Dante è platonico, ma infatti non è assolutamente così. Perché, come una piccola poetessa, posso dire che i poeti di solito, quando non possono resistere più a nascondere i loro sentimenti e nello stesso tempo non possono sfogarli a nessuno, le traducono in versi sulle carte sparpagliate che forse in un giorno vedranno la luce. نبيلة أنت نقية الروح وإن نقاء محبوبتي وجمال روحها يتجلى إن ألقت السلام على من حولها فمن كان فيهم غير جدير بها غرق في صمته متحاشيا التقاء عينيه بنظراتها فمهما قال الناس في بياتريس وغالوا في مدحها تكمل دون تكبر بينهم سيرها وتعامل الكل بتواضع نابع من حيائها كملاك أرسله الله إلى الأرض كمعجزة لمباركتها من يراها ما ينفك مسحورا بجمالها فبنظرة من عينيها تقع في القلب حلاوة من كمالها من لم يشعر يوما بها ما كان بقادر على فهمها تحيطها هالة مليئة بالحب تتجلى في وجهها تهمس للقلب في رفق أن يتنفس من عبيرها. Il sommo poeta, il padre della lingua italiana. Quante volte avete sentito questi appellativi e vi siete chiesti ma perché tanta esaltazione? Beh, sono pronto a rispondere a questa domanda. Oggi parliamo del più grande letterato italiano. Oggi parliamo di Dante Alighieri. Dante nasce a Firenze nel 1265, rimane orfano ancora bambino, ma riesce comunque a ricevere un'adeguata istruzione. Nel 1274 incontra Beatrice, innamorandosene follemente al punto da dedicarle diverse delle sue opere. E così nel 1285 Dante finalmente si sposa con Gemma Donati, già niente Beatrice. Tuttavia pochi anni dopo, nel 1290, la stessa Beatrice muore. Decisamente non un grande inizio. Inoltre questa perdita affliggerà profondamente Dante, che però si aprirà nuovi orizzonti, oltre a quelli letterari, lanciandosi nella carriera politica. In quegli anni infatti Firenze era tormentata dalle lotte interne tra guelfi bianchi che sostenevano l'indipendenza del comune e guelfi neri che appoggiavano le mire espansionistiche del papato. Credi che è finita qui a parlare di inferno? E in questi anni inizia a scrivere la sua opera più famosa, l'opera che ancora oggi lo fa conoscere in tutto il mondo, la Divina Commedia. Si tratta di un'opera allegorica, improntata su un profondo simbolismo, è un'opera unica nel suo genere. La Divina Commedia è legata interamente alle cifre 1 e 3, questo perché sono i numeri che rappresentano Dio, 1 e Tros. La Divina Commedia racconta il viaggio che Dante immagina di compiere nei tre regni dell'oltretomba, inferno, purgatorio e paradiso, tra il Venerdì Santo e la Pasqua dell'anno 1300.
L'opera è divisa quindi in tre cantiche, ciascuno legato a uno dei tre regni, inferno, purgatorio e paradiso. Tutte e tre le cantiche sono composte da 33 canti, ciascun canto è costituito da terzine di endecasillabi, cioè strofe di tre versi, ciascuno composto da 11 sillabe. L'inferno presenta inoltre un canto di introduzione, il canto 1, che sommato agli altri 99 dà il risultato perfetto di 100 canti. Non si può dire che Dante non fosse un attento ai dettagli, ma per oggi è tutto. Durante degli Alighieri detto Dante, nasce nel 1265 a Firenze. È considerato un importante linguista, teorico politico e filosofo. Dante spaziò all'interno dello scibile umano, segnando profondamente la letteratura italiana dei secoli successivi e la stessa cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il sommo poeta, o per antonomasia il poeta. È considerato il padre della lingua italiana. Delle istruzioni di Dante non si conosce molto, i suoi interessi gli fecero scoprire la cultura latina e fu anche chiaramente influenzato da Virgilio. Quando Dante aveva 12 anni, nel 1277, fu concordato il suo matrimonio con Gemma, figlia di Messer Manetto Donati, che successivamente sposò all'età di 20 anni nel 1285. Contrarre matrimoni in età così precoce era abbastanza comune a quell'epoca. La Vita Nuova può essere considerata il romanzo autobiografico di Dante, in cui si celebra l'amore per Beatrice, presentata con tutte le caratteristiche proprie dello stilovismo dantesco. Racconto della vita spirituale e dell'evoluzione poetica del poeta. L'opera è consacrata all'amore per Beatrice e fu composta probabilmente tra il 1292 e il 1293. La Commedia, titolo originale dell'opera. Successivamente Giovanni Boccaccio attribuì l'aggettivo divina al poema dantesco. È il capolavoro del poeta fiorentino ed è considerata la più importante testimonianza letteraria della civiltà medievale, nonché una delle più grandi opere della letteratura universale. Il poema è diviso in tre libri o cantiche, l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, ciascuno formato da 33 canti, tranne l'Inferno, che ne presenta 34. Si narra di un viaggio immaginario nei tre regni dell'aldilà, nei quali si proiettano il bene e il male del mondo terreno, compiuto dal poeta stesso, quale simbolo dell'umanità sotto la guida della ragione e della fede. Dante è accompagnato sia nell'inferno che nel purgatorio dal suo maestro Virgilio, in paradiso da Beatrice e infine da San Bernardo. Dante Alighieri morì nel 1321. La vita e le opere di Dante hanno avuto un'influenza decisiva sulla costruzione dell'identità italiana e sulla cultura moderna in generale. Molti scrittori e intellettuali hanno usato la Divina Commedia e altre opere di Dante come ispirazione. Cercò gli italiani di sviluppare una lingua letteraria nazionale che unisse il loro paese. Buongiorno, signor Giovanni. Buongiorno, cara. Sono Anna, la giornalista che l'ha contattato per l'intervista in occasione della Settimana Culturale Mondiale della Lingua Italiana. Ah, sì. Entri, per cortesia. Grazie. Allora, cosa devo fare durante l'intervista? Non si preoccupi, signore. Le spiego tutto. Ma vorrei dire qualcosa, posso? Oh, con piacere. Ho visto nella sua biblioteca molti libri su Dante Alighieri.
Vedo che sei molto influenzato da Dante, ma per questo motivo hai aggiunto il cognome Alighieri al suo nome per essere Giovanni Alighieri? Sì, sei giusta. Sono davvero influenzato dal grandissimo Dante Alighieri, ma non solo perché è il mio personaggio letterario preferito, ma anche perché è mio bisnonno. Suo bisnonno? Allora... Sì, Dante Alighieri è veramente mio bisnonno. Sono suo nipote. Oh, ma che sorpresa! Per questo ha scelto essere un autore come suo bisnonno? Sì, ho scelto proseguire il cammino di mio bisnonno. Ma lei è un autore famosissimo per circa 30 anni ed ha molti fans, però non ha rivelato questa verità. Comunque, non ha pensato a fare un lavoro letterario come la Divina Commedia? La Divina Commedia non è solo un lavoro letterario magnifico come pensano molti, ma il primo vero grande passo verso la creazione di una lingua italiana comune. Giusto, ma a dire la verità non ho molte informazioni su questo argomento. Mi posso raccontare la storia? Oh certo, carissima mia. Come sai, la Divina Commedia è stata scritta in toscano. Ma poi mio bisnonno Dante Alighieri ha fatto molto sforzo per fare tutti gli scrittori dell'epoca usare una lingua italiana comune, che tutto il popolo possa capire. Dato che in quel tempo si usava il latino, però non tutti gli italiani capivano il latino. Esatto, so che parlavano i vari dialetti italiani, non il latino. Giusto. Poi, dopo una lunga sofferenza, Dante è riuscito a stabilire le regole della lingua italiana moderna e a formare l'identità italiana. Grazie a Dante Alighieri abbiamo l'italiano standard. Perciò Dante è soprannominato il padre della lingua italiana. Appunto. Wow, lei è davvero il nipote di Dante Alighieri, che sa la storia della sua lingua e la sua identità italiana. Ascoltami, figliuola mia. Ti parlo adesso da un uomo vecchio di molta esperienza nella vita. Un uomo senza storia e radici non vale niente. Vero, signor Giovanni Alighieri. Prof, così abbiamo finito. Buongiorno. Sì, prego, Mehi. Avviare la camera? Buongiorno. Ok, un attimo. Allora, mi riuscite a vedere? Sì. Prima di tutto vorrei dire buongiorno, buongiorno carissimi professori, professore. Prima di tutto, quando ho visto l'annuncio sul nostro gruppo su Facebook che ci sarà una celebrazione nel nostro dipartimento per l'amore di Dante Alighieri, il grandissimo, grandioso Dante Alighieri, ho pensato a fare un film d'animazione. A dire la verità non mi è venuta questa idea all'inizio, ma all'inizio ho pensato a fare un video creativo, esprimere la mia ammirazione per il grandissimo Dante Alighieri, ma in modo straordinario, in modo creativo, perché c'è un valore molto grande per Dante nella letteratura italiana e per noi anche gli studenti che studiano l'italiano in Egitto. Poi mi è venuta questa idea di fare un film d'animazione che chiarisce il valore di Dante, ma tramite un personaggio immaginario. Certamente non c'è Giovanni Alighieri in realtà, però questo personaggio immaginario ci ha fatto sapere
il valore di Dante Alighieri nella letteratura italiana. E basta, volevo solo esprimere la mia ammirazione, la mia passione verso i lavori di Dante e verso l'impatto fortissimo di Dante sull'Italia, sull'italiano. E infine vorrei dire una cosa ultima, che Dante Alighieri non è tipico agli italiani, all'Italia, non solo questo, ma è tipico a tutti chi studiano la lingua italiana, a tutti chi hanno la passione per sapere che cos'è l'Italia, che cos'è l'italiano. E basta. Dante Alighieri è molto importante per me e per noi, tutti gli studiosi della lingua italiana. Grazie. Grazie a te, Mehi. Sei stata bravissima. Grazie anche a me. Ciao. Ciao. Sono Natasha Fascondessa, che ha tradotto la poesia di Dante Alighieri, Tanto gentile ne stappare, sono al quarto anno, e come vi ho detto nel video, che l'ho tradotta da quasi 2 anni fa, quindi il mio amore per Dante è nato molto prima. Solo vorrei esprimere il mio piacere per partecipare oggi a questo evento ed esprimere che la mia felicità, perché è la prima volta di pubblicare una delle mie traduzioni. Grazie. Grazie a te, Mehi. E Nada, scusa, sei sì, stata Nada. Bravissima. Sì. C'è qualcuno che vuole, non so, dire l'ultima parola? Allora, se nessuno vuole più intervenire, possiamo concludere questo incontro online. Io ringrazio ancora tutti gli studenti che hanno partecipato. Devo dire che mi sono molto piaciute le composizioni, anche alcune scherzose, alcune divertenti, altre di approfondimento, visto che avete utilizzato tutta la vostra creatività. Quindi mi ha fatto molto piacere proprio questo, che Dante, sentite Dante come una possibilità di esprimervi, e quindi mi fa molto piacere, perché come si diceva prima, in fondo Dante è anche un nostro contemporaneo. Ringrazio ancora tutti i professori e in particolare il capo dipartimento, la professoressa Marwa Tantawi, a cui cedo la parola per una conclusione. Professoressa. Professoressa Hagar voleva dire una parola. Benissimo. Buongiorno, mi chiamo Hagar e sono, scusate, reduce da una covidata pazzesca. E sì, sono stata in Italia anche durante l'epidemia, torno in Egitto, bam, mi becco qua. E prima sono stata addetto culturale presso l'ambasciata egiziana a Roma. E colgo l'occasione per ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura per l'organizzazione di questo evento, nonché la mia direttrice, professoressa Tantawi, che ancora non ho avuto modo né di sentire né di salutare a dovere, però avremo modo sicuramente di vederci. Allora, riallacciandomi al discorso di prima di professor Ahmad e nonché del commento della professoressa Tantawi, noto con piacere che negli anni l'interpretazione non solo della Divina Commedia, ma in ogni caso dei rapporti interculturali tra un testo e quella che sarebbe la sua origine, quella che sarebbe la sua destinazione, cambi comunque in ogni caso quel tempo. Nel senso, adesso siamo molto più aperti rispetto a prima, siamo più propensi a accettare anche altre interpretazioni, altri pareri,
è stato organizzato ai tempi quando ero a Roma, è stato organizzato un evento un po' simile, l'abbiamo chiamato Dante, viaggiatore nel tempo e nello spazio, a cui hanno partecipato anche il direttore della Biblioteca Pontificia a Roma. E anche lui ha espresso un suo immenso piacere per aver saputo appunto del discorso che ha fatto il professor Ahmed, dei commenti che ha fatto la professoressa Marwa, che appunto ci sono, ci potrebbero essere molte altre radici che non sono solo pertinenti alla cultura di Dante. E questo io immagino che nel futuro, immagino che possa dare alito a nuove interpretazioni, a nuove ricerche che esplorano appunto rapporti tra, per creare ponti tra le culture, perché quello è l'importante, cioè il senso di trovare radici altre nella Divina Commedia non è quello di dichiarare la supremazia o no, io credo, immagino che il discorso si centri sull'importanza di creare ponti tra le culture. E in questo appunto lo studio sul, adesso che combacia con il settecentario della morte di Dante, ha molto senso. Grazie, solo questo volevo dire. Sì, grazie. No, mi ha fatto, professoressa, mi ha fatto molto piacere il suo intervento, le faccio i miei migliori auguri di ripresa. Grazie. In pieno della, devo dire, anch'io ho avuto il Covid, quindi anch'io ho avuto diciamo una vicenda analoga. Non se ne va più. La sento molto vicina, perché a me è successo, diciamo, l'anno scorso, quindi. No, però volevo dire che il commento è molto interessante e aggiungo una questione, perché per evitare appunto di tornare sulle chiusure del passato, Dante ovviamente è il nostro poeta nazionale e rappresenta per noi valori, diciamo, che vanno al di là della letteratura. In fondo abitiamo, si dice, l'ha detto anche la professoressa Tantawi prima, no? La lingua standard, italiano standard, noi abitiamo la lingua che è sostanzialmente all'80-90% per il lessico di frequenza è quella di Dante. Quindi, però se ci pensiamo bene, Dante, come ha detto il nostro ministro Franceschini, Dante è di tutti, Dante ha un valore universale, tant'è che i più grandi dantisti del Novecento in effetti non erano soltanto italiani, erano stranieri. Se pensiamo a Singleton, pensiamo anche a un grande poeta come Ezra Pound. Adesso appunto possiamo dire che non sono solo nell'ambito, diciamo, europeo o anglosassone, possiamo dire che studiosi, diciamo, importanti, che hanno aperto vie nuove, si trovano anche in Medio Oriente, si trovano anche in culture diverse. Quindi si va oltre, diciamo, l'appartenenza di Dante a una eredità nazionale, perché Dante è appunto un poeta universale, un po' come succede con Omero, con Shakespeare, con Goethe, con i grandi scrittori del canone, diciamo, universale. Quindi mi ha fatto molto piacere, anche perché il suo intervento, professoressa, anche perché è un po' la nostra missione, questa di, appunto, come diceva lei, costruire ponti e collegare le culture. Bene, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Se non c'è nessun altro, io saluto ancora tutti. Professoressa Tantawi, vuole fare lei un commento di chiusura? Sì, non è un commento, sarà un ringraziamento a tutti quanti, in particolare a lei in persona, perché ci ha dato questa ottima occasione per ravvivare i nostri rapporti, sia a livello diciamo nazionale e mondiale, sia a livello culturale, perché queste esperienze interculturali ci saranno a servizio di continuare il nostro messaggio sia per tutti noi corpo docente sia per i nostri studenti. Come avete sentito e visto, veramente cerchiamo di fare anche noi come Dante Alighieri nel passato, oggigiorno le nostre creazioni. Rinnovo i miei ringraziamenti con stima, con amicizia a lei, a tutti quanti, e speriamo di continuare
di fare nuove occasioni per incontrarci almeno online e sperando che Dio ce la mandi buona nel futuro. Grazie, grazie tante. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci.